cose così importanti. Adesso, prima il nostro De Stefano, che abbiamo lavorato un po' insieme, lui aveva tutta una serie di documenti, aveva studiato il tuo caso, io avevo nuovi documenti, non sapevo come fare, li abbiamo messi insieme. Vi fa un saluto, dice una roba, il libro uscirà presto, perché per una casa piccola lo stanno stampando, e ci sono dentro tutti questi documenti, che adesso però vi darò tutti. E eccolo qua. A Tolena. Intanto buongiorno a tutti. È difficile, soprattutto anche perché qui ci sono persone che hanno, come dire, un titolo di che io non ho, nel senso che io sono un modesto autore, un modesto regista, ma non ho esperienze, non ho vissuto il mondo del giornalismo, soprattutto poi ai tempi di Walter Tobagi, perché ai tempi di Walter Tobagi facevo altro. E tra le altre cose che facevo durante diciamo, l'omicidio di Tobagi, tra le altre cose ero anche fratello di Manfredi, che era parte, era uno dei sei della Brigata 28 Marzo. Vicolo Tobagi io lo scrivo, diciamo, in una fase di maturazione mia professionale e artistica, nel senso che io sul caso Tobagi ho sempre tentato di rinviare quel mio appuntamento con il caso Tobagi dal punto di vista di studioso, proprio perché mi coinvolgeva troppo dal punto di vista emotivo, e anche perché ancora in vita mia madre e mio padre, io provengo da una famiglia proletaria meridionale, che quando mio fratello morì, una delle cose che trasmisero a noi fratelli e sorelle della famiglia era: questa storia è andata così, non ne parliamo più. E io, un po' per rispetto dei miei genitori, un po' perché comunque mi coinvolgeva tanto, nella mia carriera artistica non ho mai voluto affrontare, dal punto di vista proprio dell'occidentarmi, in questa cosa. Poi accade nel 2009 che Benedetta Tobagi, un giorno, ad un convegno di Ristretti Orizzonti, mentre pubblicizza il suo libro Come mi batte forte il tuo cuore, racconta di un colloquio che lei avrebbe avuto, perché poi l'ho verificato, con il giudice, l'allora giudice istruttore Caibli, adesso notaio in Piacenza, che era giudice istruttore del processo Tobagi, e la Tobagi ci riferisce che Caibli le avrebbe detto: ah sì, Manfredi De Stefano, me lo ricordo, quel ragazzo con quelle mani nervose da pianista, dice Caibli. Purtroppo brutta storia la sua, abbiamo dovuto far sparire le cartelle, perché in effetti la morte di Manfredi De Stefano non è un aneurisma, ma lui addirittura adombrava il suicidio, o comunque una morte non ben chiara, di mio fratello. Io a quel punto, sapendo benissimo cosa era accaduto quel giorno in quella cella di Udine, perché intanto ero lì, ci sono stato subito dopo, perché mi hanno chiamato, sono andato, ho parlato con i compagni che erano dentro nella cella con lui e mi hanno raccontato di tutto un'altra cosa. Ma ho subito contattato Benedetta Tobagi per dirgli: Benedetta, ma lei è sicura di quello che sta dicendo, di quello che scrive? Perché a me risulta tutt'altra cosa. La Benedetta Tobagi smentisce, e io chiamo Caibli per chiedere conferma che Caibli avesse detto questa cosa di mio fratello, cioè che la fine di mio fratello non fosse stata attribuibile ad un aneurisma, ma bensì ad una morte misteriosa di cui addirittura loro stessi avevano imboscato le carte. Capite che questa cosa mi ha un po' scioccato. A questo punto la Tobagi dice che questa cosa non era così, Caibli si tira indietro, e insomma a quel punto lì mio papà, che era sul letto di morte, mi guarda e mi dice: guarda, io fino adesso ti ho sempre detto di non occuparti di quella cosa, ma adesso basta, è bene che la smettano di dire di tuo fratello cose che non sono vere. Tenete presente che quando morì dissero che era morto per droga, cioè insomma è stato un po' maltrattato da questo punto di vista.
E allora, proprio per evitare queste ragioni di sentir parlare lui in questa maniera, si era deciso il silenzio. Questa cosa, diciamo, che è stata una goccia che ha fatto traboccare il vaso, e ho deciso di occuparmi del caso Tobagi. E da quel momento ho chiesto al presidente del Tribunale di Milano cortesemente la possibilità di poter accedere agli atti del processo su Tobagi. Mi hanno dato l'autorizzazione, sono andato all'archivio storico a Milano in via Senato, mi sono rinchiuso dentro quei cunicoli e quelle cose, e con 138 faldoni, di cui ognuno ne contiene circa 1500-2000 documenti, per cui fatevi il conto del volume della cosa, me li sono studiati dal primo all'ultimo, tutto. Faccio velocissimo, no, faccio veloce, perché lui, vai avanti. Cioè, sto semplicemente spiegando perché poi alla fine faccio questo lavoro che faccio, ripeto, penso senza nessuna presunzione di essere stato uno dei pochi, forse anche Benedetta Tobagi l'ha fatto, io so di averlo fatto, mi sono letto tutti i faldoni del processo Tobagi, e ho, come d'incanto, mi si è rivelata una immagine che è quella che la verità giuridica che tutti quanti noi custodiamo, che ci è stata tramandata, viene sconfessata, è assolutamente, come dire, resa improponibile dagli atti stessi del processo. Cioè, non da qualcuno che dall'esterno dice questa sentenza è una sentenza che non tiene conto, ma sono i documenti stessi, gli atti stessi del processo che lo smentiscono. Due cose velocissime, poi do a chi tocca la parola. Vi faccio un esempio banalissimo. Noi in quel processo veniamo a sapere con certezza, domanda risponde, in un battibecco tra l'avvocato Pinto e Barbone, noi veniamo a scoprire in quel momento che Barbone parla prima con Dalla Chiesa e poi con Spadaro. Chi di voi non sa che Barbone è stato sentito prima da Spadaro e dopo da Dalla Chiesa? Non è così. E questa cosa è scritta negli atti del processo, che probabilmente non ha mai letto nessuno, gli stessi operatori del processo, mi scusi giudice, ma può darsi che ci siano suoi colleghi che magari non leggono neanche quello che è, perché è veramente paradossale. Per cui chiudo, il paradosso che io poi dopo esprimo nella maniera che mi è consona, cioè di autore, di regista, in questo libro e nel film al quale sto lavorando, il paradosso è proprio che la storia dell'omicidio Tobagi e la verità giuridica che ci è stata consegnata è smentita in pieno e indiscutibilmente dagli stessi atti processuali. Ecco, scusate, ma volevo dirvi tantissime altre cose, sì, poi magari risponderò alla vostra. Detto che il mio intervento non sarà brevissimo, non ero previsto, perché l'avevo detto a Magosso, non l'avevo visto da chi, e poi sarei sbagliato, ma ho fatto invece molto corretto. Spiegherò anche perché non, grazie, niente, ti dico che essere qui era a titolo privato. C'è il segretario della Federazione della Stampa, c'è Paolo Perrucchini. Io tengo molto alle forme, perché è importante che ci sia l'istituzione della Federazione della Stampa, non a titolo privato di una scienza. Per questo voglio dire solo due cose. Mi interessava in realtà solo ascoltare e poi decidere, come di abitudine, ascoltando la giunta della Federazione e il presidente della Stampa Lombarda, Paolo Perrucchini, che è qua. Anche perché io non posso dimenticare che la sala del Consiglio Nazionale che io presiedo è dedicata a Walter Tobagi. Io cerco di non dimenticarlo, ricordando a me stesso, non a voi che non ne avete bisogno, che per me non è solo memoria, perché oltre a rileggere gli atti processuali vanno riletti i suoi scritti, e io penso che alcune delle sue riflessioni sui diritti e sui doveri e sull'etica forse andrebbero rilette ovunque, insomma, più che mai attuali, le terrei presente, rispetto anche al pensiero critico che lui era molto forte, tutt'altro che organizzazione del consenso, una cosa diversa. A chi mi ha detto, non in questa sala, ma perché partecipare, ecco perché, lo so che viene in volta questa accusa spesso, perché partecipi a queste cose che riguardano la memoria? Mi permetto di dire che questi amici e colleghi non sanno di che parlano, perché io non sono qui per una commemorazione. Così come quando vado a casa della signora Alpi, io non vado per una commemorazione, perché quel processo sta per essere archiviato, e penso che sia un errore drammatico archiviarlo senza verità e giustizia.
Poi il giudizio della magistratura è un altro, ma adesso è un altro tipo di giustizia, il giudizio storico. Non vedo ragioni di archiviazione, non lo vedo nel caso Alvi, non lo vedo nel caso Rocchelli, lui in questa sala qualche tempo fa ammazzato in Ucraina qualche anno fa, ci è stato detto ormai non c'è più niente da fare. Da questa sala è partito un movimento che sta portando oggi Pavia, la procura di Pavia se non ricordo male, alla riapertura di un caso dato per sepolto. Penso che sia la cosa peggiore che si possa fare in questo mestiere non voler ascoltare. Poi il giudizio non lo diamo noi, il giudizio lo daranno eventualmente se lo riterranno altri magistrati. Ci saranno ragioni di riapertura, si vedranno. Di sicuro quello che non è tollerabile è che siano colleghi oggetto di quelle che si chiamano querele bavaglio, querele intimidatorie, risarcimenti costruiti e mirati rispetto, come dire, al blocco della ricerca. Vale in questo caso come in altri casi. Non è possibile, la federazione non può che dire almeno che ci starò, che ci saremo, che tutti i suoi strumenti devono essere messi a disposizione per chi vuole operare liberamente la ricerca. Altra cosa sono le sentenze. E lo dico io quando ascolterò l'inizio, perché io ho una grande ammirazione, faccio un esempio, che per questo ho chiesto più una cosa al giudice Salvini. Se avessimo usato questo criterio su piazza Pontano, su piazza della Loggia, o in altre vicende, di dire stop, fermi, bloccate la ricerca. Se non ci fossero stati magistrati, poliziotti, ma anche storici, senza nessun punto della personalità, che hanno, come dire, detto no, va mantenuto aperto un punto di vista di ricerca. Di ricerca, esattamente. Di ricerca, che cosa diversa da altro tipo di pista, e noi avremmo cancellato letteralmente. Quindi non è affatto un esercizio puramente calligrafico di memoria, non la penso così. Peraltro in vicende, per quel poco che ricordo della mia esperienza, per questo facevo riferimento all'utilità di Salvini, molto complessi, segnati da depistaggi, da audizioni, da servizi deviati, da logge deviate che troppo spesso dimentichiamo, con interferenze tuttora presenti nella vita di questo paese, quindi sono in vita e operano contro di noi con le istituzioni, quindi sono bene, con un lavoro di grandissima difficoltà, tutto va esercitato con molta attenzione. Per questo è il punto finale. Non solo penso che si debbano ascoltare tutte le voci e consentire liberamente di proseguire nella loro ricerca senza intimidazione. Ma penso anche, se lo valuterà, questo lo dico in volta a Perrucchini, penso anche che qualora, questo lo devo decidere, dovessero essere individuati elementi, o elementi di novità, o elementi che danno una luce diversa, e in sede ovviamente giudiziario di altra natura, si dovesse decidere di valutare questi elementi, io penso che la Federazione della Stampa con l'Associazione Lombarda debba mettersi a disposizione. E così come anche, sia pure con gravi ritardi nel passato, si è portata la via, non è questo il caso. Per le costituzioni parti civili non può accadere che siano lasciati in modo isolato i singoli ricercatori o cronisti, questo oggi per domani lo dico, è anche una disponibilità piena assoluta sulle vicende dell'oggi, su quello che potrà accadere. L'unica questione che voi avete già posto e che io pongo per un problema di gambo e di rispetto, è del tutto evidente che qualunque altra iniziativa dovesse essere assunta dalla federazione, se dovesse essere assunta in altra sede per la tutela della ricerca, questa dovrà vedere, oltre al nostro pieno coinvolgimento, il pieno coinvolgimento della famiglia Lomagi insieme, che dovrà essere ascoltata, consultata, essere parte di tutto il nostro percorso, non per un argomento di garbo, ma per un argomento sostanziale di percorso comune e condiviso. Solo questo volevo dire, ma potevo anche risparmiarlo. No, metto come disponibilità a voi e agli altri, in modo tale che poi assieme decideremo eventuali altri passi. Scusa, giudice Salvini, di averlo mai avuto per ascoltarci, soprattutto. Grazie.